siamo a Boscoldo, faccio vedere assieme alcuni esemplari, modelli vari di varie ditte e di varie marche, modelli da macchina per cucire. Partiamo dal giocattolo al souvenir, al giocattolo, sia in metallo che souvenir in ceramica, in legno, in ferro, in latta. Qui abbiamo un po' in generale, diciamo, ecco. Poi passiamo alla vera macchina per cucire, a livello, diciamo, familiare. Poi alcuni esemplari di macchine artigianali e alcuni industriali. Ho raccolto in tutto, che non li ho depositati qui, no, per mancanza di spazio, che ne ho sul Cremonese, in provincia di Rovigo, ne ho 800 pezzi. Sto cercando uno spazio adeguato per creare il posto giusto, ideale per loro, né per la mia famiglia. La mia famiglia sono le macchine per cucire. Qui abbiamo un Anecchi ancora a tipo a manovella. Questa è una delle più antiche che ho qui esposte, che qui passiamo già, andiamo verso i 150 anni qui d'età. Sono sempre stato interessato sempre anche ai modelli, ai vari modellini da macchina per cucire. Io sono partito con la miglior ditta, la miglior macchina per cucire al mondo, a quei tempi. Era la PAF in Germania. Poi dopo sono passato con l'Anecchi, Italia, anche lì una grande ditta famosa in tutto il mondo. E poi ho fatto scuole da ambo le parti e poi piano piano ho proseguito il mio percorso, che è stato proprio sempre il mio lavoro. Mi sono sempre interessato, mi sono sempre informato e istruito sulle macchine moderne. Sono sempre stato aggiornato in tutti i settori. Ogni macchina ha le sue fasi, ha i suoi pezzi principali, ma se vuoi che la macchina funzioni bene, devi avere tutti i pezzi originali, proprio autentici, della casa madre. Quindi lì la conoscenza è una cosa infinita. Qui posso dire che non si è mai finito di imparare, perché ogni ditta, ogni modello di macchina, è tutta una storia a sé. Io quando vedo una macchina vecchia, una macchina distrutta, non voglio vedere un ammalato in giro, ma lo voglio vedere sano e funzionante, anche se la macchina ha 100 anni o anche di più di 100 anni. E quello che mi dispiace, pensando al sacrificio dei familiari di un tempo, è vedere oggi gettare tutto in discarica. Quello lì da parte mia è veramente una cosa impensabile.